fordismo e pensiero unico, e di cui ha negato addirittura l'esistenza, dicendo che in realtà si tratta di categorie vuote, per finire per proporre un'analisi del nuovo capitalismo dopo il 1979-70 come una forma di centralizzazione senza concentrazione, sussunzione reale del lavoro alla finanza e keynesismo privatizzato. E può sintetizzarci questo tuo percorso interpretativo del capitalismo contemporaneo e chiarirci anche come questo si lega all'analisi della cosiddetta finanziarizzazione? Sì, allora, per quanto riguarda il pensiero unico, ho già detto prima che secondo me vi sono molti punti di vista. Ho fatto un esempio sulla teoria economica, i varrasiani, i non varrasiani o i perfezionisti. Io ho fatto un esempio sulla politica economica, neoliberisti e social liberisti, e potremmo continuare. Quindi secondo me pensiero unico è una sigla abbastanza vuota. Globalizzazione e post-fordismo sono le parole d'ordine che si sono diffuse negli anni 90 in Italia, a partire in particolare dalla metà degli anni 90. A sinistra c'è un famoso libro di Ingrao Rossanda con un importante intervento di Revelli sul post-fordismo. Lì l'obiezione è che questa letteratura si è un po' bevuta la visione manageriale un po' apologetica della globalizzazione. Allora Kenneth O'Mare per esempio diceva che la globalizzazione era quel mondo in cui si produceva la stessa merce dappertutto, con caratteristiche uguali. Questa globalizzazione non è esistita, esistono anzi, secondo me da questo punto di vista era più globale il modello keynesiano, esistono modelli regionali, è più vero semmai che esiste una localizzazione globale. Quando critico la globalizzazione, critico la globalizzazione della produzione, nel senso che esiste una catena globale autenticamente su tutto il pianeta, o la globalizzazione dei mercati, lo stesso mercato in tutto il pianeta. Sulla globalizzazione dei capitali è già più vicina al vero per quanto riguarda i capitali di breve periodo, meno sui capitali di lungo, l'investimento di capitale di lungo periodo, che semmai è più immobile rispetto a prima, secondo me. Allora, non siamo più nel mondo della internazionalizzazione, secondo me. Non siamo più nel mondo in cui le nazioni sono separate e indipendenti l'una dall'altra e hanno o possono avere una sovranità sul proprio terreno, ma non siamo nel mondo di una globalizzazione indifferenziata. Siamo nel mondo di catene transnazionali del valore, che però non sono compiutamente planetarie. Siamo nel mondo di una integrazione dei bilanci della finanza. Siamo nel mondo del non omogeneo e diseguale del mercato mondiale di cui parlava Marx, non della globalizzazione. Post-fordismo a me non piace perché è stato visto come il complemento della globalizzazione. La globalizzazione avrebbe visto la fine dello Stato, ma anche la fine del lavoro. Ma quale fine del lavoro? Il lavoro salariato è esploso a livello mondiale, doveva essere la fine della manifattura, ma la manifattura è cresciuta e figuriamoci, in Europa abbiamo il più grande esportatore manifatturiero che è la Germania, noi siamo i secondi esportatori manifatturieri nell'area europea. Esiste una cosa che si chiama il dopo fordismo, cioè analizzare le trasformazioni dell'impresa, della forma dell'impresa e della natura del lavoro. Quello è qualche cosa che io ritengo invece vada fatto e vada perseguito. Di qui il mio interesse a definire le caratteristiche del nuovo capitalismo. Allora, io quando ho cominciato a scrivere negli anni 80 ero interessato delle analisi di Minsky, ma anche della prima scuola della regolazione francese, ma anche di quella che si chiama la Social Structural Accumulation Theory, che sono marxisti istituzionali ed evolutivi americani, tutte scuole che analizzavano lo sviluppo del capitalismo per fasi distinte, integrando gli aspetti politici, storici, a quelli strettamente economici.
lo facevano più dal punto di vista descrittivo, io cercavo di dargli un po' più di carne e sangue teorici. Questo tipo di cose l'ho pubblicate su Quaderni Piacentini nel 1984 in un articolo che si chiamava L'ombra del futuro. Quello era il periodo in cui discutevo con Minsky. Ed era da poco avvenuta la controrivoluzione neoliberista di Thatcher della Reagan. Col tempo mi sono reso conto che quello che mi diceva Minsky era assolutamente vero. Diciamo, è una sorta di ritardata comprensione di quello che lui mi diceva in un inglese per me improbabile. Cosa mi diceva Minsky? Per come mi ricordo io, Minsky dava l'esperienza monetarista per morta nel 1982. Io tendo a dire che il neoliberismo, per come ce lo raccontiamo a sinistra perlomeno, cioè ritirata dello Stato, non solo attacco al lavoro, ma politiche monetarie restrittive, eccetera, è vissuto sostanzialmente 3 anni. Se la grande crisi si poteva ripetere, il famoso IT, doveva essere in conseguenza di quel monetarismo, di quel neoliberismo, il neoliberismo 1, diciamo. Perché è morto? Perché effettivamente il rischio della grande crisi si stava profilando nella forma di una crisi bancaria. L'America Latina va in crisi, la crisi del debito dell'America Latina, quando va in crisi il debitore, va in crisi il creditore. Chi era il creditore? Il sistema bancario statunitense. E Reagan non ha fatto cadere ovviamente il sistema bancario statunitense. Le difficoltà di domanda che comparivano sempre di più dovevano anche essere risolte. E chi le ha risolte? Un grande keynesiano, Reagan. Reagan nel suo secondo mandato ha non solo gestito il primo disavanzo globale degli Stati Uniti nel commercio con l'estero degli altri paesi. Già dalla metà degli anni 60 gli Stati Uniti erano in disavanzo commerciale nei confronti del Giappone e della Germania, ma a metà degli anni 80 diciamo che sono in disavanzo più o meno nei confronti di quasi tutti, importano più di quanto esportano. Ma quel disavanzo, quel deficit si accompagna ora ad un altro disavanzo, e sono i famosi disavanzi gemelli, i twin deficit, il disavanzo interno agli Stati Uniti, appunto. Il disavanzo pubblico creato da Reagan è enorme, che fa esplodere il debito pubblico. In questo modo gli Stati Uniti, attraverso una spesa che è essenzialmente militare, è stato chiamato da Krugman recentemente weaponized keynesianism, e il keynesianismo della spesa militare è anche una grande ragione della crisi poi attraverso la corsa alle armi dell'Unione Sovietica, che non ha retto. Ma è anche quel capitalismo che investe non solo nel militare, anche in una certa forma di università e così via, e che sta dietro il boom delle innovazioni, la nuova economia degli anni 90. Non nasce da una ritirata dello Stato, nasce da una presenza dello Stato gestita da Reagan. Queste cose le sapevamo già, ma adesso sono dette molto bene e sicuramente meglio di come potrei dirvele io da Mariana Mazzuccato in un libro che si chiama The Entrepreneurial State, lo Stato imprenditoriale, e che ahimè verrà tradotto dalla Terza con il titolo Lo Stato innovatore, che è già una cosa leggermente diversa. A questo punto interviene un secondo grande keynesiano, che è Alan Greenspan. La rivoluzione neoliberista è prodotta, diciamo così, non solo dalla regola della Thatcher, ma prima ancora dal governatore della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, che è Volcker nel 79, che viene messo lì da Jimmy Carter, non da Reagan. E il problema lì è stroncare l'inflazione, ma anche stroncare il mondo del lavoro in qualche modo.
Nell'87, credo Jerry Ford, ma non sono sicuro, sostituisce Volcker con Greenspan. Greenspan è uno rispetto a cui presumibilmente Friedman era di sinistra, è un seguace neanche dell'Hayek, ma di Ayn Rand, una liberista estrema. Perché dico che è un grande keynesiano? Perché nell'ottobre del 1987 c'è la crisi borsistica più grave dopo la grande crisi, anzi tecnicamente come crisi borsistica è più grave dell'ottobre del 1929. E lui reagisce come un perfetto keynesiano, inonda i mercati di liquidità. I mercati adesso sanno, sono i mercati di questo money manager capitalism in costituzione, sanno che possono speculare, possono vincere molto, possono perdere, possono anche perdere significativamente, ma quando il gioco si fa duro, il prezzo, c'è un prezzo minimo oltre il quale non si cade, che è garantito dalla banca centrale. È il mondo che poi Marcello De Cicco chiamerà della banca centrale come prestatore di prima istanza, perché questa banca centrale in primo luogo darà garanzie agli speculatori. Questa cosa è stata chiamata Greenspan put in linguaggio borsistico, ma poi progressivamente aiuterà il finanziamento della speculazione, perché intanto nel mondo di Greenspan i mercati ci mettono un po' a capire le nuove regole del gioco, anche Greenspan sta uscendo dall'inflazione, quindi va con un po' di cautela, ma a un certo punto i mercati e Greenspan in questo reciproco processo di apprendimento guardano fuori dalla finestra e vedono che il lavoro se la sta finalmente prendendo di santa ragione. È il fenomeno che io chiamo del lavoratore traumatizzato, anzi è il fenomeno che Greenspan chiama del lavoratore traumatizzato. Questi sono aneddoti, ma ci sono delle dichiarazioni di Greenspan al Senato americano, si chiamano audizioni credo, in cui lui è abbastanza esplicito su questo. La ristrutturazione sta creando un lavoratore spaventato. Nei miei scritti io non mi ricordavo questo termine traumatized worker, quindi l'avevo proprio scritto come lavoratore spaventato, ed è un bene, è un bene. Sul mercato del lavoro potremmo dire la precarizzazione, la ristrutturazione. Perché è un bene? Perché la cosiddetta curva di Phillips sta diventando orizzontale e Greenspan se ne rende conto. Cosa significa? Significa che c'è un livello del salario al quale, anche se la disoccupazione si riduce, non emergono conflitti sociali o conflitti distributivi. Tu puoi ridurre la disoccupazione, ma il salario e dunque i prezzi per il movente salariale non aumentano. E arrivano gli anni della Goldilocks Economy, gli anni della New Economy 1995-1999, gli anni in cui gli Stati Uniti ripartono davvero alla grande, gli anni che ci hanno detto sono gli anni della rivoluzione tecnologica, che pure c'era, io non la voglio negare, sul terreno della comunicazione, dei trasporti e così via. Ma questi anni sono anche anni in cui si materializza il concentrato di queste innovazioni anche sociali e finanziarie. Nel 1995 il tasso di disoccupazione comincia a scendere sotto il 6%, ritenevano fosse il tasso naturale di disoccupazione, gli econometrici e gli economisti della Federal Reserve vanno da Greenspan e dicono guarda che qui dovremmo fare una manovra restrittiva perché stiamo andando sotto il tasso naturale. La leggenda dice che lui abbia risposto tranquilli, c'è cioè il lavoratore traumatizzato, la curva di Phillips orizzontale di cui vi parlavo, e ci sono alcuni geniali giovani che mi dicono in California stanno facendo delle cose brillanti. Lui sta dicendo non potete guardare al futuro non tenendo conto delle novità sociali ma anche di novità sul terreno tecnologico e produttivo, e a questo punto lascia correre, finanzia
In questo mondo la disoccupazione comincia a cadere e cadrà fino al 3,9% nel 1999. È meno di quanto fosse il tasso di disoccupazione nell'era keynesiana negli Stati Uniti. In Europa, se non lo sapete, nell'era keynesiana il tasso ritenuto di piena occupazione era del 2%, il tasso di disoccupazione corrispondente alla piena occupazione era del 2%, negli Stati Uniti non sono mai andati sotto il 4%. Sì, Greenspan a un certo punto si è spaventato nel 97, perché i mercati andavano su, i mercati finanziari, i prezzi avevano cominciato a salire continuativamente dagli anni 80, salvo la crisi dell'87, e una continua crescita. Perché non giocare? Con delle piccole e anche gravi crisi, ma subito risolte dalla banca centrale. Nel 97 la corsa era diventata accelerata, lui utilizzò l'espressione diventata famosa: i mercati sono presi dall'euforia irrazionale. I mercati si sono fermati, i mercati non esistono, lo sappiamo che sono persone, istituzioni, hanno detto ma questo magari adesso smette di farci giocare. Greenspan ha imparato la lezione e li ha continuati a far giocare fino al 99, quando poi ha vistosamente tirato su i tassi di interesse. Questo mondo era un mondo che si basava su lavoratore traumatizzato, ma anche sulla crescita del prezzo delle attività finanziarie, quella che Topolowski chiama la capital market inflation. Da dove veniva? Dal fenomeno che io chiamo di risparmiatore maniacale. Bisogna distinguere il risparmio e i risparmi. Saving e savings. Saving che cosa è? È quando dal reddito monetario io decido di risparmiare. Savings sono i titoli e le attività finanziarie che io ho creato nel corso del tempo, che ho nei miei portafogli. Il valore cartaceo o quel che volete nominale di questi investimenti andava sempre più su, e questo dava la possibilità di farsi prestare soldi dalle banche contro collaterale, dava la possibilità di sentirsi più ricchi e consumare di più. Quindi il risparmiatore maniacale sta dietro il fenomeno del consumatore indebitato, no? la mia famosa terna. Io dovrei aggiungerci la categoria che poi ha usato sempre Jan Toporowski, che è quella che questo mondo era il mondo della sedated middle class, la classe media come sedata da una sorta di droga. Questo era un mondo di sempre maggiore incertezza, ma paradossalmente i mercati finanziari sembravano dare la droga che rendeva questa incertezza sempre più tollerabile. È un mondo dove non c'è solo la finanza, c'è la banca centrale e una particolare politica monetaria dietro. Questo è un mondo di politica monetaria attiva. Questo è un mondo che è stato chiamato del keynesismo privatizzato. Questo è un termine che è diventato famoso perché è stato impiegato da Colin Crouch, che è un famoso scienziato politico e sociologo. Devo dire che a me è capitata una cosa strana e singolare. Molti anni fa, nel 2009, mi trovo una email in un italiano non perfetto ma molto buono di Colin Crouch, che mi dice: sai, mi hanno detto che questo termine che io pensavo di aver inventato l'avevi utilizzato tu. È vero, era avvenuto a Londra al convegno di ottobre-novembre 2007. Mi dici come citarti? In realtà era nel paper presentato a Grenoble insieme a Joseph Halevy, che è stato pubblicato nel 2012. Quindi lui è stato molto cortese, perché ha citato una cosa che non era scritta, era nella tradizione orale, ma questo vabbè, sono fesserie. Il punto chiave è l'idea che gli stati non abbiano mai abbandonato le politiche attive. Questo è un keynesismo di gestione politica della domanda autonoma, in questo caso il consumo indebitato, attraverso una mano
monetaria, la nuova politica monetaria di questa moneta endogena che entra attraverso questo canale. Quindi attivismo keynesismo, ma privatizzato attraverso un canale privato. Vi ho già detto che con Reagan anche altri aspetti della politica economica erano molto attivi. Questo mondo è un mondo che cambia anche le imprese. Io accenno, perché è stato molto lungo, accenno solo velocemente al fatto che in questo mondo noi dobbiamo vedere come cambia la corporate governance, come cambia la forma delle imprese, come cambia la natura del lavoro. Per andare alla svelta, la corporate governance cambia perché adesso sono i piccoli risparmiatori coordinati attraverso questi fondi che chiedono alle imprese di gestire le proprie aziende attraverso i nuovi criteri. Sono quei criteri che valorizzano il capitale, ma non nel senso di Marx, valorizzano il capitale nel senso che sono finalizzati alla massima valorizzazione delle azioni. E quello diventa lo scopo. Si impone una saggi di rendimento sul capitale proprio almeno del 15%. D'altronde, se voi foste un lavoratore che ha il fondo pensione della General Motors, che sabato e la domenica va a pescare, ma che ha paura del futuro, non vorreste voi avere la garanzia che sia gestita bene l'impresa dove vanno a finire i vostri risparmi, che poi questo meccanismo si traduca in una concorrenza distruttiva che torna a fare polpette della vostra General Motors, è una cosa di cui voi non vi rendete assolutamente conto. Quindi questo mondo è il mondo della corporate governance che cambia la gestione e in cui le imprese cominciano a farsi concorrenza in forma nuova, in particolare i global player sul mercato dei prodotti e dei servizi cominciano a farsi concorrenza sovrainvestendo. Guardate il mercato dell'automobile, la capacità produttiva cresce, ma cresce volontariamente, perché io andandomi a collocare in quell'area, che è un'area geograficamente limitata, ricordate la globalizzazione, io in realtà costringo qualcun altro a uscire dal mercato. Quindi in questo modo la sovrapproduzione di merci, l'eccesso di offerta sulla domanda, è creata dai due lati, dalla compressione di certe forme di domanda, ma anche dall'esplosione di certe forme di offerta voluta. Cambia la forma delle imprese, perché questo mondo non è più il mondo di Marx, dove si centralizzava il capitale e si concentrava il capitale. Centralizzava significa che i capitali esistenti si univano e diventavano più grossi. Concentrazione significava che lo stesso capitale industriale, diciamo, capitale industriale per Marx significa qualsiasi capitale che valorizzi sia l'agricoltura, sia l'industria, siano i servizi, sia i club di lap dance a New York, eccetera. Questo capitale si concentra se cresce sempre di più. Allora, se per esempio la grande fabbrica diventa sempre più grande, con lavoratori sempre più numerosi, magari sotto lo stesso contratto. Questo era il vecchio mondo. Le cose non stanno più così. Il capitale continua a centralizzarsi. Enormi le merger and acquisitions, le fusioni, acquisizioni e così via. Non c'è più la grande impresa che cresce nelle forme dell'epoca fordista keynesiana, con lavoratori sotto lo stesso contratto, sotto lo stesso tetto e così via. Torniamo alla piccola impresa, ma quando mai? Non torniamo alla piccola impresa, torniamo ad un capitalismo a rete, con unità produttive che sono inserite in una gerarchia. In questa gerarchia ci sono vari livelli di potere, per così dire. Allora voi potete avere la catena di produzione, per esempio, delle imprese tedesche. Quella è una catena di produzione molto lunga, che in alcuni casi ha alta tecnologia, ma magari a monte ha delle imprese in condizioni di precarietà,
Quindi non esiste un mondo dell'alta tecnologia che sia isolato dal mondo della precarizzazione, però non è né la classica grande impresa né la vecchia piccola impresa, è un capitalismo di imprese a rete. Cambia la forma del lavoro perché non è più il lavoro del fordismo in cui viene dato un compito ai lavoratori da eseguire secondo un piano, ai lavoratori viene dato un obiettivo e questi lavoratori si organizzano, tra virgolette, come credono, in forme anche cooperative. Adesso sto esagerando, ma anche nella stessa grande impresa c'è una forma di cooperazione tra i lavoratori e anche di forme linguistico-comunicative molto molto più sviluppate di prima, che dà loro una maggiore autonomia e forse una maggiore qualificazione. Perché? Perché in questo capitalismo si richiedono dei beni di consumo, dei beni finali sempre più differenziati, si richiede un lavoro in certi casi relativamente più qualificato, dove è possibile questa cosa viene fatta, ma viene in qualche modo questa autonomia dei lavoratori viene regolata rigidamente dal mercato esterno, dalle pressioni della globalizzazione, dalle pressioni del bilancio pubblico, ma viene anche regolata dal mercato interno, perché questa nuova forma di capitalismo è una forma in cui il mercato viene fatto entrare dentro l'organizzazione. Allora il mondo della centralizzazione senza concentrazione è un mondo che è un mondo dove sta cambiando l'impresa, dove cambia il tipo di lavoro, e questo è strettamente legato alla transnazionalizzazione della produzione e alle nuove forme di corporate governance. Nessuna analisi del capitalismo contemporaneo può limitarsi ad analizzare solo l'industria o solo la finanza pensando che siano cose distinte. D'altra parte non può neanche pensare di ritenere che la produzione sia buona e la finanza sia cattiva, perché le due cose adesso sono strettamente intrecciate.